Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un gustosissimo salmone in crosta, accompagnandolo con delle buone e deliziose patate novelle al forno. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono: il salmone è il protagonista di questa ricetta, c'è un filetto intero del peso complessivo di circa 600-650 grammi. Ci serviranno 600 g di patate novelle, 130 g di pan grattato, erbe fresche quali prezzemolo, timo, rosmarino a piacere, 50 g di mandorle intere o senza buccia come preferite voi, 6 pomodori secchi sott'olio, la scorza di un limone, del pepe a piacere, olio e sale. Preriscaldate il forno a 220 gradi e mettiamoci subito a cucinare. Come prima cosa dedichiamoci le patate. Io ho comprato al supermercato queste patate novelle che sono già pulite e lavate e pronte per essere utilizzate. Si possono mangiare queste patate addirittura con la buccia, perché sono delle patatine tenerissime che cuociono veramente anche velocemente. Come prima cosa dobbiamo tagliarle a spicchi, io le taglio semplicemente in quattro parti, le condisco con olio, sale e rosmarino e una volta che il forno arriva a temperatura le inforno a 220 gradi per una ventina di minuti. Ci vediamo dopo. Ecco qui, le patate sono state condite con olio, sale e rosmarino fresco. Sono pronte per andare in forno, come vi dicevo, 220 gradi per 20 minuti. Come vedete, le ho stese uniformemente su uno strato solo, senza accavallarle, così che cuociano bene, in maniera uniforme. Ci vediamo dopo, che il mio forno è pronto! Mentre le patate cuociono, in questa ciotola andiamo ad aggiungere il pan grattato, le erbe fresche, quelle che sono rimaste, il timo e il prezzemolo. Il prezzemolo con il coltello tagliato il più piccolo possibile. Ecco qua. La scorza grattugiata di un limone. Io purtroppo non sono riuscita a trovare un limone giallo questa settimana al supermercato e al fruttivendolo sotto casa, sembra assurdo ma non sono riuscita a trovarne uno e quindi utilizzerò questo che è quasi giallo ma non del tutto. Non grattate la parte bianca, mi raccomando, che è sempre la parte più amarognola. Un pizzico di sale, e un cucchiaio 2 di olio circa. E ora con una forchetta andiamo a mischiare bene tutto. Forse ce ne vorrà anche qualcuno in più. Regolatevi man mano perché dobbiamo ottenere un composto abbastanza sabbioso per andare poi a ricoprire il nostro salmone. Quattro cucchiai ci vogliono tutti. Ok. Facciamo assorbire bene, bene, bene tutto il pan grattato dall'olio. E poi mettiamolo da parte. E ora, uno degli ultimi passaggi, dobbiamo andare a frullare insieme le mandorle e i pomodori secchi. Io utilizzo questo piccolo mini frullatore perché la quantità non è così esagerata. Frulliamo tutto. Questo composto ottenuto andiamolo ad aggiungere al nostro pan grattato. Diamo un'ultima generosa mescolata e non ci resta che aspettare che le patate cuociano.
20 minuti sono passati, ho tirato fuori le patate dal forno, le ho girate e allargate verso i lati, adagiando poi il filetto di salmone all'interno della teglia. Non resta che andare a ricoprirla con la panatura che abbiamo preparato. Io uso le mani, quelle belle pulite, schiacciate quanto potete, non vi preoccupate se vanno leggermente sulle patate, non succede niente. E questo torna in forno a 200 gradi questa volta, abbassate leggermente il vostro forno per altri 20-25 minuti o fino a quando comunque il salmone è cotto totalmente. Ci vediamo dopo, nel frattempo io vado ad apparecchiare la tavola. Abbiamo appena sfornato il salmone, non vi so dire che profumo che c'è in cucina. Noi siamo pronti per andare a gustarlo. Se volete, anche voi, accompagnatelo con le patatine novelle, un'insalatina fresca, delle verdure di stagione. Quello che più preferite. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Io non vedo già l'ora di andare a mangiare queste patatine, queste belle bruciate, queste, e il salmone naturalmente. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.